Eccoci qua, ciao Luca, buon pomeriggio, ben trovato. Mi senti? Ciao, ciao. Eccolo là, Sì, grande. mi senti? Benissimo, benissimo. Hanno migliorato i collegamenti, hanno migliorato i collegamenti lì, eh? Speriamo regga, perché guarda, tra l'altro una sola volta ha fatto tutto questo lavoro qua lo wifi, speriamo che non rifaccia più. No, incredibile, incredibile veramente. Va bene, allora intanto salutiamo tutti i nostri amici che si stanno collegando. Mi raccomando, ragazzi, siamo su YouTube dove c'è anche Ryder. Grandi ragazzi, buona domenica. Ciao Stefano, perché è un disastro? Se siamo in conference è un disastro, magari ne parleremo. Ma. Deborah, ciao, grazie per i giovanotti, ma insomma ormai non siamo più giovanotti. Sì, ex. I Gobbi hanno battuto tutti i record, sono usciti dalle coppe a luglio. Sì, vabbè, questa è una battuta che lascia il tempo che trova. Chissà tra quanti anni torneremo in Europa. Intanto quest'anno ci siamo, poi vediamo se passiamo preliminare, mi auguro di sì. Ve lo dissi che si andava in conference, purtroppo. Ho capito, ragazzi, era una delle ipotesi, eh. Saluti amici di Velofan, Petri, si inizia a spendere, ti piace i nomi fatti. Ciao Leonardo, eccoti qua, eccoti qua. Vedi, In che nomino. senso si inizia a spendere? A me mi pare si sia speso punto, poco e niente. In che si è speso? Buonasera, intanto. Buonasera, un Spero altro campionato funzioni a metà classifica. tutto. Sì, per il momento sì. Un altro campionato a metà classifica, ci scrive Civico 29. Vediamo, c'è da. Aspettiamo, aspettiamo. Io Aspettiamo. sono. Allora, a me mi fanno sorridere tutti quelli che mandano i messaggini ironici sul fatto della Juve che è uscita a A febbraio-luglio. luglio, sì. Guardate, sciocchini, che la Juve ha fatto esattamente quello che voleva fare. Forse non avete capito che la Juve ha vinto. In tutto questo ambaradan, con i capi di imputazione che aveva la Juve, rischiava molto di più, ha preso due noccioline di multa. Forse non lo Certo. capite No, questo. ma Quindi abbozzare la di fa ma fenomeno. nell'economia di una grande società come la Juve, non giocare l'Europa l'anno in cui sei in conference, cioè, non gli cambia molto. Non gli cambia, cioè, questa non è la Champions, capito? Non gli cambia niente, Ragazzi, ma onestamente. fa la conference nel curriculum di squadre come la Juve o come quelle che sono, insomma, del livello di quel livello lì, di quei club lì, è un'onta, eh. È un'onta, ma c'è cioè, che manca il curriculum, da evitare assolutamente. Con questa squadra la conference non la vinci, se hai culo nel calendario per arrivare in fondo, ma alla Ma fine quale? una forte ti Oh, tocca. forse non hai capito. Allora mi tocca rispiegarvi anche questo. L'anno scorso, accidentalmente, la Fiorentina è pervenuta alla finale. Quest'anno Esatto. sarà durissima arrivare nei quarti. Sì, è cambiato completamente. Cioè, ragazzi, c'è l'Eintracht di Francoforte, c'è l'Aston Villa, Aston Villa. chi c'è La poi? Z Di spagnolo. ho Di visto, spagnolo è chi però c'è? sì, no, Scusate, ho deciso, spagnolo. mi sembra. L'Osasuna non è L'Osasuna, mi fortissimo. sembra, che L'Osasuna l'hanno non è riammessa. fortissimo. Che è una squadra che gioca bene a pallone, però. Sì, è vero. Francesi? Francesi chi c'è? Il In Nizza. Nizza. Nizza, ancora Nizza. Cioè, Certo, allora, vedi, ormai noi siamo a trovarci nel club delle mediocri. Noi, il Nizza, lo stesso AZ, il Twente che Basilea. fa il preliminare, probabilmente tornerà il Basilea. Siamo questo raggruppamento di vorrei ma non posso. Naturalmente, a questo punto, facendola, è bene provare a vincere, cioè se la fai, però non capisco. E questa cosa è un grande cruccio. Anche qui sulla spiaggia cercavo di prodigare il verbo, ma non capisco. Non è messo qui, non capisco. Come mai non si pensa al campionato? Cioè, come mai non si ritiene il campionato la cosa più importante della nostra vita? E questo è il punto. Va bene, intanto attenzione, Svetlana c'è la notizia di mercato, è tutto fatto per Murillo, eh? Tutto fatto per Murillo alla Fiorentina, su questo abbiamo già sentenziato, è un buon giocatore, ma certo non può essere titolare. Un po' come Infantino, Dai, buon come si fa? giocatore, giovane di Mi prospettiva, so, media no, Murillo. chi Infantino? Ma non No, scherziamo. Infantino, giovane di prospettiva, ma non può certo giocare titolare. Attenzione, Svetlana, era un po' che non ti sentivamo, eh. Ci fa piacere la tua. Addirittura ci dà una notizia, attenzione. L'ho detto adesso, l'ho Io detto non adesso. sarei molto. Ma io ti sento male. Però te Luca, saresti felice di Murillo? Però non è un titolare, cioè non è un calciatore che può fare il titolare. È Beh, uno appunto. bravo, è un Oh, prospetto, ma non può fare il titolare. È uno da scouting, lo tieni dietro come infantino. Lo tieni dietro come infantino. ti rendi conto? Noi partì con Murillo Ranieri.
Ragazzi, c'è il Lille delle francesi, c'è il Lille delle francesi. Sei sicuro non ci sia anche in Nizza? Vabbè, ora guardiamo poi. Peggio che mai, peggio che mai, il Lille è una squadra abituata sì, a far male. È vero. Va bene, giustamente scrive anche Guido Muriglio, un difensore da panca rispetto alla notizia che ci ha dato pochi istanti fa Svetlana. Intanto saluto i 120 amici già presenti dopo 10 minuti di live. Mi raccomando, un mi piace su Facebook, un like su YouTube, aiutate la community di Viola a farla crescere, oppure come Marco Forza Viola o Davide o addirittura l'amico Kalimba Sicci, potete abbonarvi. Cosa c'è? L'autodromo lì, Leonardo? Chi è che ha l'autodromo sotto casa? Ma Luca? Quello io ce l'ho io. L'autodromo sotto casa, senti là, fanno... c'è la MotoGP adesso. No? Luca, io ti ho chiesto di fare compiti, l'ha fatti? Ha fatti, sì. Speriamo di sì, vediamo come sono andati, dai. I compiti non li voleva fare. Perché noi ci siamo fermati l'altra volta sui discorsi Cabral Zola e te tu dicesti guarda, è quasi offensivo fare un paragone di questo tipo, poi ho letto oggi Zola lo vogliono in Arabia sì, e ho visto anche Gabbiadini va in Arabia tre anni in Arabia mamma sì. Però dai, per Gabbiadini può essere una e buona soluzione ormai. Ciao Andrea, ciao carissimo, sì ma beh. Infatti va bene così, vadano. Vadino! Sì, e per me è quello lì. Però io avevo capito una... Questo è il problema, cioè se si prende Mourinho, Mourinho esclude Sutalo, ragazzi. Questo è il punto, Leo. Cioè, su questo, vedi cosa leggi, cosa scrive Ricci. Sì, però, ragazzi, io sono abbastanza convinto del fatto che la Fiorentina non è interessata a Sutalo. Nel senso, a me mi avevano detto... Cioè, avevo letto che la Fiorentina, dopo aver offerto 12, avrebbe offerto 15 e poi arrivava a 18 più bonus. Ma non mi pare sia esattamente così. Mi pare la Fiorentina a 12 si sia fermata per ora. Quindi il discorso sta a zero. Se ti hai riscosso 18 milioni più bonus per Igor e tutti hanno fatto le feste in casa per questa situazione e poi offri 12 per un giocatore di Champions League molto più forte e glielo diranno tutti, si informino del suo e hanno venduto, vuol dire che non lo vogliono, dai, è inutile stare a rompersi tanto le scatole. Bene. Inseguendo loro fanno bluff dalla mattina alla sera, fanno finta di voler quello buono per poi dirci un ci sei fatto e pigliano il raccattato, dai, ormai è la dinamica della loro vita è questa. No, ora uscire ai preliminari no, mi auguro di no, sarebbe un'onta per la Fiorentina uscire preliminari di Conference. Bisogna stare attenti perché ci può capitare una squadra difficile, non abbiamo fortuna lì al sottotitolo. Sai, l'anno scorso a preliminari, ma lo vedete che c'ho ragione io. Ora si parla solo di questa coppetta, Il campionato è già finito, il campionato non interessa a nessuno. Indignato per questa cosa. Vediamo di non far segnare il primo gol italiano in Serie A a rete gay a Genova tra 20 giorni. Vediamo di non far segnare il primo gol. In Serie A. Andrà così. Vediamo di non fargli segnare il primo gol in Serie A a rete gay. No, Luca subito. Va bene, no, c'era un amico che chiedeva una cosa, no? Ora ho perso tutto. Comunque ragazzi, va bene, Max dice sono dell'opinione che è meglio starci in Europa, dice si risale un pochino il ranking, sì Max, ma il prossimo anno risaliamo il ranking, il prossimo anno per fare cosa? Perché poi c'è la via maestra del campionato che ti ci riporta in Europa, se tu non fai bene in campionato con cosa ci torniamo in Europa? Il ranking è UEFA, io me lo metto su coglioni. Il ranking UEFA non serve a niente, perché se te fai una squadra da Champions League, anche se sei 2000esimo nel ranking UEFA, stai tranquillo che arrivi quarto nel tuo campionato e poi magari vinci la Conference e poi magari arrivi in fondo all'Europa League e fai, nonostante il ranking non sia buono, ma cosa me ne frega? Questo pensa al ranking e non al campionato. No, la stagione è finita. La stagione è finita. Allora, dunque, cari amici, intanto c'è Andrea che giustamente domanda, Luca, cosa ne pensi di Gino? Un ottimo prospetto, però.
è un guarda, se volete vi, ho scritto anche due righe se volete su di lui. E... certo, si ho l'ognos, dai. È stato capitano della Sub-20 e quindi già questo ti fa capire che comunque il ragazzo non è un ragazzo che non ha capacità di contare all'interno dello spogliatoio. È molto bravo nel passaggio, è un centrocampista offensivo, ok? Può fare il 6, può fare l'8, però non può fare il 4. Il 4 non lo può fare, non può fare il mediano davanti alla difesa, non può fare quello che recupera i palloni, perché lui, a lui piace andare avanti, a lui piace fare l'assist, ok? È un ragazzo che però non possiamo in questo momento posizionare sulla tre quarti, perché siamo tantissimi su quella parte di campo. Abbiamo Bonaventura, abbiamo potenzialmente Sabiri, abbiamo Barak, abbiamo potenzialmente anche Castrovilli. Infantino lì non può trovare posto in un 4-2-3-1. In un 4-3-3 una delle due mezzali più offensive potrebbe essere anche Infantino, però non subito, cioè non pensiamo di questo arriva e entra, a meno che proprio non lo veda come fenomeno italiano. Ma se guardate nel 2023 su 17 partite ne ha fatte solo 7 dall'inizio, perché anche nel Rosario lo vedono che è un ragazzo che deve crescere. È un ottimo prospetto. Io del Rosario prenderei un altro. Questo qui? Allora, c'è chi ti scrive, sarà il vice di Bonaventura. Sarà il vice di Bonaventura. Potrebbe essere. Potrebbe. Io pensavo fossero più Barak e Sabiri. Sono già più pronti. No? Comunque, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. Luca, che è un diplomatico, non lo dice, lo dico io. Se te vai al Rosario e invece e prendi Infantino anziché Ali Kovelic, vuol dire che ti ha sbagliato. È molto semplice. No, ma devono prendere tutti e due devono prenderli. Ah, sì, anche perché quest'anno 22 partite, 11 gol. Cioè, ma di cosa parliamo? Cioè, è un ragazzo, ma è giovanissimo lui, eh. C'ha un conversion rate 2004, mi pare. 2004. Un conversion rate 2004. Sì, 19%, ai livelli di Vlahovic, cioè molto più di Højlund, che l'hanno pagato 1 miliardo di euro, quello del United. Questo a testimonianza del fatto che non vorrei accostare la parola scouting alla questione relativa a Infantino. Su Infantino lo scouting non c'entra nulla. Io sono del parere che fra Pradè e Barone non l'abbia nemmeno mai visto giocare. Infatti. Dici? No, può darsi, questo non lo so. Io sospetto questo. Io sospetto sia più una questione fra procuratori, con rami di certi procuratori amici in Sud America che hanno permesso questo tipo di trattativa. C'è stata l'offerta, il giocatore lo sta a poco, sai che si fa, prendiamo. Potrebbe essere. Io, insomma, se sono stati anche lì caso c'è l'aspetto economico, è preponderante. Come sempre. Però, ti voglio fare una domanda, Lu. In Italia ci sono quanti Infantino c'è in Italia? Forti come lui in questo momento? Di quell'età lì? Nessuno? Nell'Under 23 c'era quel ragazzo che abbiamo visto insieme. C'era Prati. Potevano prendere Prati. Sicuramente, però Prati era più regista, un po' più basso. Cioè, puoi prendere Baldanzi, però fisicamente Infantino è messo meglio. Sì, quello sì, l'ho visto, hai ragione, su questo è vero. Quindi Baldanzi secondo me è più bravo in fase offensiva, però Infantino regge meglio la botta. Quindi comunque, insomma, ci sono anche in Italia, ragazzi, bravi. Vabbè, ma in Europa in generale. Però comunque, speriamo che Infantino riesca a ritagliarsi uno spazio importante. Sì, comunque, l'hanno pagato giusto. Quello che volevo dire. Ci ha raggiunto Moreno Viola, eh. Guarda com'è Leo. Sei? A Ibiza, dove sei? O in Costa Smeralda, Guarda com'è il briatore dei tifosi Viola, no, meraviglioso. Chi hanno comprato? Bisognerebbe hanno comprato l'anno scorso. grande Moreno Viola italiano.
un'opinione. Vorrei farlo fare. Vai, Luca. Se vediamo il grafico dei migliori attaccanti under 23, ok, delle 5 top league, questo è un grafico di Soccer, sì, che abbiamo visto per farlo vedere, vediamo che l'Atalanta ha venduto per 85 Højlund e poi ne ha spesi 30 per prendere Touré. Quindi sì. L'Atalanta ha venduto un presunto top e ne ha preso un altro presunto. Cioè, questo mi piace. Cioè, ci hanno guadagnato 50 milioni. Però vedi, da bravo Briatore di ritorno dalla Sardegna, giustamente. Grazie. È stato lì a Bigliore. Certo. Meraviglioso, fantastico. Tanto... aerei, c'è tutto lavoro. La testa di Luca Masini, aerei, passa tutto, allora, quindi continuiamo. Speriamo, sembra di essere a telefono invece che al mare. Comunque, quindi questo grafico è importante perché ci fa capire come anche vendendo un calciatore di prospettiva che comunque ha fatto solo 9 gol in Serie A, non come Vlahovic che ne aveva fatti 20, e si può comunque andare a prendere un calciatore di altrettanta prospettiva. Complimenti alla parte. Complimenti, senza dubbio. C'era uno l'altro giorno che criticava l'Atalanta, ma l'Atalanta ha fatto un'operazione normale, quella di dare un suo giocatore a un top club europeo e poi andare a prendere un giocatore a 30 milioni. Noi 30 milioni non si spendono in tutta la campagna acquisti, probabilmente. Assolutamente. No, oddio, non è detto, dai. Se la devono prendere, secondo me altri 20 devono prenderli perché sennò siamo veramente scoperti. Sì, vediamo. Io sono curioso. Lo prenderanno in prestito, forse. Insomma, vediamo. Io su questo, tanto ora è iniziato, domani inizia il mese d'agosto e quindi siamo tutti, iniziano le partite vere. Bene. Ci sarà un sorteggio, credo. Il 7 agosto mi pare ci sia il sorteggio del preliminare. Fermi tutti, fermi lì, no, perché dopo, ragazzi, sì. Siamo 120 su YouTube, abbiamo soltanto 25 like. Se non abbiamo altri like, altri 3 o 4 nel giro di pochi minuti, Luca non va avanti con le slide. No. Mi sembra giusto. Vi mandiamo tutti a fanculo e andiamo a fare il bagno. Andiamo a fare il bagno, altrimenti certo. Non devono arrivare like, altrimenti non andiamo avanti con queste slide. Parliamo d'altro, mi sembra il minimo. Giusto. Luca, per quanto riguarda la match analyst, è una materia prettamente statistica, perché non ho molte conoscenze relative a quel campo. Posso sperarci lo stesso o ci rinuncio ancora prima di iniziare? Io ti consiglierei comunque un minimo di fartene. Considera che la scuola sud-europea di match analysis predilige l'aspetto tattico a quello statistico, e più la scuola europea, nord europea, che preferisce lavorare su tutti e due gli aspetti partendo da quello statistico e poi rifinendo su quello sul campo tattico. Io preferisco la scuola nord europea. Noi siamo olandesi, scandinavi, non siamo greci. Davide, nostro abbonato su YouTube, ci dice che Grabara è un portiere mediocre. Ora no, addirittura mediocre. Dai, non è tira fuori. Cosa stai facendo? Là? No, è certo. Non esce. Ho detto tira fuori la documentazione. Ecco, tira fuori la documentazione. Allora, vai. Accontentiamo un nostro abbonato. Bravo Davide. Allora, bravo. Se te vedi questa qui che è il grafico di Grabara in Champions, devi pensare che in Champions hanno beccato 5 pilli dal City. In quella partita Grabara è stato preso a pallate. Tanto quindi, se viene alla Fiorentina in Champions non ci gioca, si che può sta sereno. Quindi da questo punto di vista non fa testo il grafico. Quindi mi sono andato a vedere un po' di statistiche del loro campionato e lì il ragazzo è bravo. È 1,95 m, ha una scuola tedesca come tipo di portiere. Quindi se guardate come para, lui para come portiere da hockey. Quindi lo vedete, certo, che allarga le mani, mette a X le gambe e quando esce, ragazzi, è difficilissimo fargli gol, difficilissimo. Noi oggi, io non so se avete presente, io ve ne ricordo uno giusto per farci male tutti, il gol che abbiamo preso in finale di Conference. Non so se Grabara l'avrebbe potuto prendere, ma di sicuro l'attaccante avrebbe avuto molta paura. Quindi Grabara per queste cose qui è molto bravo nelle uscite. Aspetta Luca, ti fermo subito. Si dice Grabara, Grabara, perfetto. Abbiamo il polacco in questo
abbiamo certezza di questo, da chi sa il polacco. Contezza di Grabala. Questo. Benissimo, Grabala è molto bravo nelle uscite, vista anche la sua altezza, e poi è coraggioso, è molto coraggioso. Il problema di Grabala è che è troppo coraggioso, a volte esagera, ok? E devo dire a volte esagera, e in Italia non so se glielo perdoneremmo, perché quando esagera perde palla malamente e rischia di prendere gol, quindi su quello sappiamolo che comunque è un fondamentale su cui può migliorare. Comunque è giovane, cioè un portiere a 25, a 24 anni è giovane, e certo. non mi fa impazzire nel gioco, ma chi se ne frega, tanto ecco, non lo appunto, vai. È bravo nel gioco lungo, è bravo nel gioco lungo, e questo è importante, tanto noi facciamo quello, noi facciamo quello, quindi è un buon prospetto. Non è altri, cioè non è tutto il contrario di Terracciano quando esce, ti riscrive Andrea. Io secondo me sì, almeno da quel punto di vista si va molto avanti. Buono. Il problema è che anche lì io credo che vi sia un problema fra offerta e richiesta, sai. Dici? Sai, le trattative, no, mi sembra di aver capito, non c'è, per l'amor di Dio. Il discorso è semplice, sì, per l'amor di Dio. Ancora tanto, effettivamente, c'è tanto tempo alla fine, sai. Ora, tutto sommato, con Sutalo può anche andare bene, nella misura in cui loro sono il Champions, e quindi tenerselo fino alla certezza di andare ai gironi gli può anche far comodo a loro, tutto sommato. Sì, anche, è vero, potrebbe essere una lettura, no? Che magari temporeggiano anche loro per non darlo via prima. Sì, secondo me. Il problema è che poi dopo, però, quando siamo a momenti decisivi, se non è tuo, poi arriva la squadra. Noi non abbiamo mai fatto aste, dai, nelle aste perdiamo. Sì, poi no, l'impressione ho che anche i nostri dirigenti non siano contenti di farle, no? Quindi magari si ritirano anche. No. Beh, allora ragazzi, lo dico a tutti quelli che ci stanno seguendo, vi è piaciuto questo contenuto di Luca, visto che siamo 182 tra Facebook e YouTube? Se vi è piaciuto, continuate a mettere like su YouTube, così ne vedete anche altri, analizziamo anche altri aspetti che ci siamo dati. Sì, sì, sì. Ai sorteggi non siamo neanche teste di sedie. Partiamo. Il Cluj secondo me esce. Il Cluj esce. Il Cluj ci libera il posto. Allora, volete sapere, volete mi indichi quanto me ne frega che la Fiorentina sia o no testa di serie al playoff di Conference League? No, ve lo faccio vedere quanto me ne frega. No. Dai, non scherziamo. No, cioè, ora roba... siamo a discutere della testa di serie, perché è una roba incredibile. Chi ci può toccare? È una roba incredibile. A proposito, scusate, prima, perché devono arrivare i like, altrimenti non andiamo avanti, bisogna fare così con queste persone. Allora arrivano i like oppure non andiamo avanti con questa qualità assoluta. Allora, no, una cosa importante, ma vi avete visto sul rotocalco viola queste importanti sfide che vengono fatte tra i giocatori della Fiorentina? No, io ho visto che io ho visto che Nio se ne porta i tre con sé a Marbella, a fare scorribanda con il Lepore. C'era anche Lepore. No. A Marbella c'era anche Lepore. Hanno fatto scorribanda tutta la notte, tutte e cinque. Non oso pensare. Va bene, allora, bravi ragazzi, bravi. Vedo che avete messo like, molto bene. Siamo arrivati a quasi... mi pare 56, cosa sono? 56, 57? Possiamo andare avanti con l'analisi di Luca, vai. Ma raccontami vai. Del rotocalco. No, il rotocalco viola, 58 mi piace, bene, possiamo crescere. Il rotocalco viola ha fatto questa sfida tra Sabiri, però non è su YouTube, è su Facebook. Sabiri e Brecalo, sì. Sabiri e Brecalo per prendere la traversa. Me la Bruno dice gli allenati a capire la traversa, tanto si fa di molti gol. Esatto, c'è uno che l'ha come palo sotto, ma come gli allenati la traversa? Poi Brecalo prendeva sempre il palo, ti ricordi Brecalo? Davvero? Ha vinto la sfida. No, sì, non so, no, guarda, non ho avuto allora, il di guardarmi allora ragazzi, io da questo avuto. Punto di vista, se vi capita, guardate un video, io l'ho visto di Alino Diamanti. Di Alino Diamanti, che praticamente fa la sfida, non mi ricordo con chi, con 5 palloni che lui calcia con il suo sinistro,
praticamente lui piglia 5 volte la traversa no look, praticamente guardando i ragazzini che erano a guardare lui, lui si arriva lì con la palla e no look, traversa, cioè tecnicamente Diamanti credo sia un fenomeno, assoluto. Andiamo avanti. Parliamo di allora, Corallo, vai. Enzo, che ne dici? Sì. Vai. Allora, intanto vediamo un attimo com'è. Intanto vediamo dalle statistiche, vediamo che Cabral contro Zola, questa è una grande sfida, sì, ragazzi. Sì, condividete il video con tutti i vostri amici tifosi della Fiorentina, visto che tanto avete chiesto questa comparazione. Vai Luca. Luca non la voleva fare, eh? Luca non la voleva fare. No. Diamo un po' un'idea del perché sono così numerosi. Vediamo che Nzola è predominante sulla parte di destra, invece Cabral sulla parte di sinistra. Questa predominanza è dovuta sia alla differenza dei due calciatori, perché alla fine è inutile ragionarci, Cabral è più forte come calciatore tecnicamente e anche atleticamente secondo me è superiore. Nzola è forte soltanto da un punto di vista fisico nel tenere palle, tenere botta, però ed è una donna, basta vedere Lukaku, ci ha fatto una carriera, però non è come avere uno che ti dà tutta la profondità che ti dà Cabral. Nzola la profondità non te la dà perché non ha la corsa per darla, però questa è la mia impressione. Perché è preponderante la parte destra? Perché Nzola gioca poco nella tre quarti avversaria e quindi riesce bene a recuperare i palloni, riesce bene a fare passaggi, perché comunque si tratta di passaggi in zona sicura dove il pressing non è fortissimo. Ok, quando si va invece sulla parte sinistra, che è quella che conta, che è quella dove contano gli attaccanti, vediamo che Cabral è sicuramente stato migliore, però abbiamo voluto vedere un pochino più nel merito, quindi siamo andati un po' a vedere i tocchi, ok, i tocchi in area. Vediamo che la Fiorentina fa 25 tocchi in area a partita e lo Spezia 18,2, e questo è un dato di fatto. Nella Fiorentina, dove ci sono tanti calciatori, Cabral ne fa il 25%. E questo cosa significa? Significa che Cabral è il perno su cui si basa il gioco in area di tutta la squadra. E poi bisogna ricordarci anche di un'altra cosa, ovvero che andiamo avanti, che i tocchi in area bisogna normalizzarli a quelli che sono i tocchi di tutta la squadra o anche i tocchi in generale che vai a fare. E anche qui vediamo che Nzola fa soltanto il 15% dei propri tocchi in area. Questo perché non riesce a dare profondità, perché la squadra forse non glielo permetterà, mentre Cabral arriva a numeri altissimi. Cabral arriva al 59%. Cioè il 59% dei tocchi di Cabral è in area. Lo so che uno pensa al gol, però dobbiamo pensare al fatto che questo è un calciatore che ti permette di arrivare in area e fa giocare in area anche gli altri. La questione è quella. È importantissimo. Quest'anno Nzola ha fatto questa roba. Scusami, Leo. No, dicevo agli amici, io li prego di divulgarle queste cose, perché esatto, almeno non ci si torna più, ragazzi, sopra per cercare di erudire gli scettici. Allora, Nzola quest'anno ha avuto un rendimento altissimo sui tiri in porta, fuori scala, perché ha fatto 20 tiri in 29 partite, Cabral 20 tiri in 16 partite, ma non le ha fatte tutte dall'inizio queste 16 partite, e ha fatto 13 gol in questi 20 tiri, ok? Quindi, no, infatti io leggo Luca che dice: io ho normalizzato ai tocchi, Luca, proprio per normalizzare la squadra. Dalla letteratura si normalizza ai tocchi per cercare di eliminare il più possibile quello che è il gioco della squadra. È così che si fa. Il P90 è su 90 minuti, il P100 è sui 100 tocchi. Perché è ovvio che la Fiorentina ne fa più dello Spezia, non in modo determinante. Lo Spezia 21.000 e la Fiorentina 23.000, quindi insomma siamo a quanto? È una percentuale abbastanza bassa di tocchi in più di una dell'altra. Io spero di averti convinto, Luca, se no casomai se ne può anche riparlare tranquillamente. Quindi è per quello che voglio far vedere che il contributo in attacco di un attaccante come Cabral è fondamentale, e ripeto, 20 gol, 13 gol con 20 tiri è un numero altissimo, è veramente un numero altissimo, perché non credo che Nzola potrà mai più arrivare a questi livelli, perché i grandi hanno il 20-25%,
20-25%, qui siamo a più del 50%. Non lo rifarà mai più. Non c'è dubbio. Mario, non lo rifarà mai più. Sbaglio o dal grafico sono scarsini entrambi? Allora, dal grafico devo dire che io l'ho sottolineato, tutti e due giocano poco per la squadra, cioè l'XG, ovvero la capacità di creare assist che fanno gol, è nulla in Cabral e bassissima in Zola. Quindi da questo punto di vista, Mario, hai ragione. Poi, che siano scarsi, no, perché il percentile di Cabral è molto alto. Poi, chiaro, come dice anche Luca prima, diceva, bisogna vedere il percentile rispetto alla squadra che hai, però il percentile è normalizzato. Quindi Cabral è un percentile molto alto nelle punte, invece in Zola qui non lo vedete neanche. È così. Divulgate! Divulgate, vi prego, divulgate. Mi pare evidente che emerge quello che dicevamo noi, che se dovesse arrivare un grande centravanti lo accogliamo a braccia aperte, ma un grande centravanti da 50 milioni. Non essendo la Fiorentina in grado di fare questa operazione, non può essere sostituito Cabral con questa roba, è tutto lì. Poi certo è migliorabile Cabral, non è che ci sta Lewandowski, certo no, è migliorabile Cabral. Assolutamente. Mi piacerebbe mettergli uno dietro per farlo crescere, ma mandogli a Jovic. Perché, anche perché, non so se avete visto, qui Jovic è bassissimo. È veramente, addirittura mi sembra, non mi sembra neanche nei primi dieci. Cioè, non si c'è neanche il computer. Dieci, se tu metti Jovic, digiti Jovic, si spenge il computer. Sì. Quindi è così. Anche qui Jovic fa quattro tocchi in area a partita. Per curiosità. Per curiosità, non te l'ho chiesto, quindi sicuramente non... Ma Højlund c'era in questa classifica? Non l'ho visto io, ma Højlund c'è. Højlund è forte. Højlund è forte. Ha avuto un periodo di crisi molto, molto lungo nel girone di ritorno, e anche per quello ha fatto. Sì, ma ho visto che questo ragazzo ha fatto gol anche con la Danimarca, non solo l'Atalanta. Sì, sì. Sì. Comunque noi abbiamo passato la domenica, ma la domenica si sa che tanto la Fiorentina non fa niente, vanno al mare. Vorrete mica privare del weekend ai nostri dirigenti, se no davvero è chiaro che in questo momento noi stiamo aspettando. Domani inizierà una nuova settimana, domattina alle 11:30 c'è le bombe dell'estate, poi torneremo, poi domani sono anche a Radio Viola con i Mazzoni e già, poi torneremo lunedì. Viola Fan. Anche perché credo domani sicuramente c'è no, l'amichevole. Domani c'è l'amichevole? No, martedì. No. Martedì c'è l'amichevole. Domani? No, il primo agosto. Martedì, Leo. Poi ho detto poi c'è l'amichevole. Appunto martedì, ho ragione io. Sì, certo, martedì. Martedì c'è l'amichevole. Okay. Le bombe alle 11:30. Ma a che ora la gioca l'amichevole? A che ora? La sera alle 21. A che ora? Alle 21, 20, 40, non lo so a che ora. La sera alle 21. Quell'ora no, lì. Che 21? Vabbè, 20 e 45. Alle 11:30. Alle 11:30. Allora, Marina è in partenza per la Danimarca, vuole sapere cosa deve portarci. Beh, portaci sicuramente Grabala. No, portaci la maglia della Danimarca, e Grabala. Bene. Sì, e Isaksen. Una bella maglia della Danimarca e come coso lì. Vabbè, questa è bella. Però, se non arriva un portiere buono, vado io a infortunare Terracciano. Questa è bellina, sì. No, meraviglioso. Meraviglioso. Allo Zecchini di Grosseto, peraltro, tutto esaurito. Cioè, c'è tutto esaurito per la Fiorentina. Bene. Va bene, vorrei vedere. Questo voglio dire, lo davo per scontato. Ci manca, quante ce ne entra? 10.000? Forse anche meno. Forse anche meno. E voglio dire, chi è un fan? Il tutto esaurito. Ci mancherebbe altro. Vabbè. Tra l'altro, quando assisteremo alla partita, era veramente tutto esaurito. Sono stato, c'era la squadra di Florenza Viola. Sì. No, andasti. Salutate la capolista. Ci cantavano loro, così. Loro ci cantavano questo. Certo. Salutate la capolista. Ce lo cantavano, c'avevano ragione. Sì. E beh, io credo sia anche l'unica volta che avete giocato il Grosseto.
Io non mi ricordo in partita altro. Ufficiale, in partita sì, ufficiale, perlomeno. Sì. Va bene, ragazzi. Allora, un ringraziamento a Luca, a Leonardo. Noi ci sentiamo prestissimo con Viola Fan, ovviamente. E... prestissimo di domani o al massimo domani all'altro. E ovviamente ci diremo, vi racconteremo tutto su quello che accadrà in casa Viola. Grazie a tutti per questa live domenicale in cui abbiamo un po' chiarito un po' di, diciamo così, di numeri che riguardano la Fiorentina, il confronto Zola Cabral Infantino e poi Grabara che potrebbe arrivare per la porta. Va bene, grazie a tutti, grazie, ciao Leonardo, ciao ragazzi, ciao. Buona domenica a tutti, ciao ragazzi, grazie, ciao.